E benvenuto, benvenuta. Se ci sei in questo momento, se ci segui da tanto tempo, bentornato. Se questa è la prima volta che ci segui, quindi ti diamo il benvenuto veramente. Adesso, in questa situazione in cui ci sono delle persone, datori di lavoro che stanno preparando, in quanto avvocato immigrazionista che conosce i problemi sia della burocrazia sia anche di tutto questo contesto di cui abbiamo parlato, in due parole, quale sarebbe il consiglio che daresti a qualcuno che si sta preparando ad inviare la domanda prossimamente? Un consiglio pratico o concreto? Un consiglio pratico intanto è quello di non avere paura di rivolgersi ad un professionista che conosca la materia, in modo tale che molto semplicemente gli dica: io voglio far entrare questa persona, quali sono i documenti che mi servono? Perché tante volte, ma l'abbiamo visto in particolare con questo decreto flussi, almeno per il 2023, ma vale anche per queste altre 2 annate. La documentazione richiesta proprio per rispondere soprattutto al discorso dell'asseverazione è proliferata in una maniera incredibile rispetto a precedenti occasioni, cioè veramente documenti che servono per dimostrare la sostenibilità finanziaria, soprattutto, cioè la capacità di poter pagare i contributi, eccetera, eccetera. È aumentata, per cui ovviamente c'è il rischio di perdersi e quindi rivolgersi a un professionista che chiaramente si è fatto le sue ore di studio per capire quali documenti servono e quindi sapere qual è la lista e lasciarsi guidare chiaramente, quindi non cercare di dire ma avere come dire, la tentazione di ma non glielo do, non ho voglia di darglielo questo documento perché altrimenti devo andare a chiedere al commercialista, eccetera, eccetera. Lasciarsi guidare e reperire questa documentazione. Dopodiché però essere anche abbastanza rapidi perché sappiamo che insomma le tempistiche non sono proprio larghe e soprattutto se uno pensa ok adesso facciamo conto che io voglio partecipare al decreto flussi del 2025, faccio un esempio, ok ho tempo per prepararla da adesso che è marzo, arrivo fino al 2025, ho tanto tempo. No, attenzione, perché alcune cose devono essere fatte in prossimità del decreto flussi, dell'apertura del click day, per cui chiaramente bisogna programmare la cosa e poi essere abbastanza rapidi in determinati momenti. E questo è molto vero, soprattutto per quanto riguarda la fase finale, quella della preparazione della domanda, perché, cosa che può sembrare strana, ma purtroppo questo sistema l'hanno congegnato in questo modo, nel momento in cui io ho tutti i documenti che sono richiesti, quindi ripeto, diciamo richiesta preventiva di lavoratore, asseverazione e poi tutelata la documentazione, io non posso subito preparare la domanda e poi tenerla lì al caldo in attesa del click day. No, ci sono dei giorni specifici in cui io posso accedere al portale del Ministero dell'Interno dove poi si vanno a caricare le domande. In quei giorni, in orari specifici, io vado a compilare, a preparare la domanda. Poi, una volta compilata con tutti gli allegati, eccetera, la metto da parte, la chiudo, diciamo metaforicamente, e poi aspetto il giorno del click day. Per cui, quello che io suggerisco è rivolgersi a un professionista e soprattutto programmare con anticipo la preparazione di tutto, perché poi, una volta che bisogna muoversi, i tempi sono abbastanza stretti. Ovviamente, bisogna avere tutta la strumentazione necessaria, per cui trattandosi di domande che si presentano online, la cosa banale proprio da dire è avere lo SPID, e deve essere lo SPID collegato all'azienda, attenzione, quindi non lo SPID, perché poi lì c'è un collegamento fra lo SPID, l'identità dello SPID e la domanda che viene fatta. Per cui se io sono un'azienda che va a fare domande in quanto azienda, non posso utilizzare lo SPID personale della persona, perché altrimenti risulta che sarà la persona fisica che va a fare una domanda, però per un lavoratore che deve andare in un'azienda. Quindi attenzione, questo è un errore che alcuni potrebbero commettere. Quindi ho uno SPID oppure smart card con carta d'identità elettronica da utilizzare. Per cui strumenti elettronici, registrazione sul portale laddove non si utilizzi lo SPID, invece con lo SPID la registrazione è automatica, preparare la documentazione per tempo e soprattutto essere pronti nel
compilare le domande attraverso i moduli presenti sul portale e poi depositarle nel momento in cui è stato fatto. Però, come dicevo prima anche, il mio consiglio è, primo consiglio, una volta che ho preparato tutto, è di prepararsi per tempo e essere pronto per depositare la domanda, per inviarla al click day. Però se io arrivo per qualsiasi motivo a non avere tutta la documentazione pronta per il click day, piuttosto che preparare una domanda e buttarla così in modo incompleto, con documenti che potrebbero non essere perfetti, magari perché il reddito che ho fatto non è, come azienda non è proprio quello giusto per avere la sicurezza di avere il requisito reddituale a posto, piuttosto a quel punto il consiglio è quello di aspettare. Adesso abbiamo il 2024, se uno si sta preparando per il 2024 ma non ha tutti i requisiti a posto, tanto vale prepararsi per il 2025. Quindi o avere un passo, un ritmo nel preparare la domanda, oppure essere prudenti e preparare per la tornata successiva. Una cosa che volevo ricordare, che ne abbiamo accennato prima, è che per quanto riguarda le persone, i datori di lavoro che hanno già presentato domanda per il 2023 e che non hanno avuto la quota, sono andati, diciamo, fuori quota, hanno la possibilità, hanno l'agevolazione di poter riutilizzare della documentazione che hanno già predisposto, per il 2024. Quindi la verifica di indisponibilità dei lavoratori già presenti sul territorio nazionale e l'asseverazione positiva resa, però ecco, devono mantenere gli stessi requisiti reddituali dimostrati per il 2023 o eventualmente migliorati e devono soprattutto richiedere lo stesso numero di lavoratori. A queste condizioni hanno l'agevolazione di poter riutilizzare questi due documenti principali, la verifica e l'asseverazione che già hanno, senza dover ricominciare da capo. Diversamente devono ricominciare da capo e quindi significa anche programmare per tempo i vari accessi, le varie asseverazioni. Ok, ottimo, Però grazie bisogna mille. dire sempre, Michele, che quando vanno alla prefettura, se hanno un avvocato è meglio insieme al datore di lavoro, perché nel momento, questo bisogna dirlo, Michele, perché è giusto che lo straniero lo Sotto deve sapere. delega, in accompagnamento, certo, non credo L'accompagnamento, tanto per capito? bene. Perché se si trova in difficoltà, che il datore di lavoro non si presenta, c'è Rispondo. l'avvocato e sa La come norma, sì, comportarsi, chiaramente. perché, capito? Se no questi rischiano di essere presi e mandati via subito. Invece no, c'è Sì, l'avvocato che li soprattutto se difende. come dici tu, giustamente la metà dei datori di lavoro sono stranieri, stranieri che magari sono anche qui in Italia da un po' di tempo, ma che potrebbero avere ancora una barriera linguistica o non essere Infatti, particolarmente adatti con la lingua. ce ne Sì, sono tante, sì, infatti. chiaramente. Quindi la maggior Grazie parte delle mille. richieste, se tu vedi la maggior parte delle richieste sono state fatte molte, indiani, pakistani, se vai a vedere la graduatoria, cioè i primi sono I loro datori. aver fatto infatti la statistica del ministero parla proprio di stranieri, lavoratori, cioè stranieri che hanno il soggiorno, la carta di soggiorno, che fanno le richieste. La maggior Grazie. parte sono domestici, perché la maggior parte sono domestici. Difficilmente trovi datori di lavoro stranieri che abbiano le ditte, però Magari la hanno maggior ditta di parte edilizia, ecco. sì, sono Oh. domestici, eccetera. Allora, guarda, grazie per questa eccellente spiegazione di questo tema, anche se è abbastanza complessa. Insomma, ci vediamo la prossima volta con un altro argomento, un altro tema. Vi ringrazio per aver accettato il mio invito e poi ci aggiorneremo. Vi auguro buon proseguimento e buon lavoro. Grazie tanto. Grazie a tutti. Ok, ciao Tutti. E ciao, grazie, ciao non ciao. moriamo, non moriamo, mi raccomando. E no, non si muore mai. Ecco, grazie.